colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallino. Ma dava un cazzotto in buca, me lo so guardato. E scusate, ho detto, manca il sangue, mi fa uscire, accorgendo in guardia. Highlight, a cara e vecchia paiga, storia. Nell'arancio c'è la vitamina C, come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di Monamur, sciacqua dalla bocca, perché Monamur è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 sarà 81? Nella conca! Muovi! Ma Dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti senti storie, questi sono greci, sai? Grechi! E no, dai, sono grechi! Sono buoni. Che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, ha capito? Io sono giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Mara? Torniamo giù. Maradona! Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Positivo! Sì! Aspetti! Caro Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come non lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallino. Ma dava un cazzotto in buca, me lo so guardato. E scusate, ho detto, manca il sangue, mi fa uscire, accorgendo in guardia. Highlight, a cara e vecchia paiga, story. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di Monamur, sciacqua dalla bocca, perché Monamur è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 sarà 81? Buonasera a tutti, bentornati o benvenuti al mio canale. Caldo è ritornato, se vedete, penso dalla mia acconciatura effetto bagnato. E ringrazio e saluto Bestemmina, perché quando c'è, c'è, ma quando non c'è, c'è lo stesso, come ieri sera. Tutto a posto, bestia, com'è dalle vostre parti? Tra l'altro io stavo a pensare se chiamate Mina invece che bestia, se ti piacete più, però... Vabbè, questi sono deliri miei. Ah, il pad non lo attaccasci. Vedi che coglionazzo. Io gioco col pad a Diablo, che devo fare? Sarò fatto bene? Ma soprattutto che ci frega a noi.
Allora, stasera continuiamo la nostra avventurazza in cerca di Elias. Stasera stiamo. Boh, che sta rilaggato come ieri, no, non mi dire. Non stronzeggiamo. Ci sono anche se non ci sono. Sì, perché abbiamo nominato ieri. Non perché, vedi, poi c'hai Luca da. T'ha fatto, vabbè, poi quando arriva. A parte che si vede, però. T'ha giftato, come dicono quelli che non sanno parlare italiano. Ah, parla con l'Orat, ecco, questo dobbiamo fare. Ci vado subito. Capite in che senso? Non è una roba strana. Ci sei anche se non ci sei, capito? C'è un limite a quel che posso vedere. Lo so. Stasera. Non so che fai, perché io ieri ho già fatto tutto. Mo se stabilizza bene, se no. Stasera, guarda, faccio saltare il banco, come diceva quello, eh. Che cazzo lo so io. Lo so. Sto a vedere che sta a fare i numeri. Ieri ho dovuto riavviare, pensa, per farlo smettere di laggare. Sto aspettando che si stabilizza prima di camminare o di parlare, eh. Ah, è quella che stavo a dire, hai visto? Ti ha fatto la gift sub. Ieri, apposta ieri c'eri ma non c'eri, capito? Cioè non c'eri ma c'eri, in quel senso là, dicevo io. Perché comunque si parlava, no? Non posso farlo qui. Mo quando arriva, se no la prossima volta tanto siamo sempre noi. L'abate. Che bello. Mo c'hai tutte le robe, le icone, quelle lì, no? Fuxas, Selina, cazzi vari. Quelle fatte a mano, con i capelli rosa. Perché faccio la presenza. Oh, Donan. Quello stolto non poteva. Donan si chiamava udinese. Ha cercato Astaroth, men che mai che gli avrebbe offerto suo figlio. Esatto, vedi. La paura. Astaroth proviene dal regno dell'oro. Dimmi che se sta stabilizzando, dai. Mo dovrebbe essere forse più stabile, dai. Aspetta a casa. Come andiamo là? Qua stasera fa caldissimo, te l'ho detto, non la stupidità ce la faccio. Di Narius non c'è. Ah, queste gli eravamo chieste già queste cose qua. Posta su scuri. Ricordavo il nome dell'udinese. Donan, manco io. Sì, piano piano. Ah, vedi. Che cosa ha preso? Mercoledì Baldur's Gate 3, non vedo l'ora. È il 3 agosto mercoledì, no? 31 luglio. Che cosa? No, giovedì. Quale? Giovedì è 3. Non lo sappiamo. Oggi è 30, no? Elias potrebbe inondare di sangue le sì, è 30 oggi. Qui c'era più umidità. L'ha mandato alla fattoria degli Alpaca oggi. Ah, l'hai fatto bene. Vieni, il demone di Elias è all'interno. Ma tanto fa caldo pure. Io sto in campagna, quindi fa caldo pure qua oggi. Che palle, mi ero raffiatato questi due giorni. Io. Cosa è successo tra te ed Elias? Vieni, il demone di Elias è all'interno. Speriamo ci conduca da lui. Mi ha fatto un'infinità di domande indiscrete. Francamente, io mi preoccuperei di più del tuo passato. Fidarsi di una persona così legata a Lilith per me è un grosso rischio e non lo prendo alla leggera. Mazza, che mi stai a Dio. Cosa sono i maligni minori? Forse sei troppo giovane. Dovresti conoscere i primi maligni, Diablo, Mefisto e Baal. I minori sono la loro stirpe corrotta. Asmodan, Belial, Andariel e Duriel. Ognuno dura di più Duriel. Ha tormentato l'umanità fin dall'alba dei tempi e saranno ben felici di farlo ancora. Iniziamo. Vai. Vediamo questo filmatone. Così andiamo avanti con questa campagna, che bella estesa, eh. Oh, vedi. Stava proteggendo quell'idiota Gambar. No. Questa è opera di Elias. Eh sì, i demoni su quelli, quindi è tutto. La storia è tutta quella. Si trova nello stomaco. Shadow, buonasera. Head. Aspetta, visto sto filmato e te faccio. Può darsi. Come stai, Shadow? Come che si dice da quelle parti? È caldo? È freddo? Sai, magari. Su questo medaglione c'è lo stemma del sovrano della casa reale di Gul'dan. Guardalo, Ex sovrano. Ovviamente. Basta così, vecchio.
I morti meritano rispetto. Caldo mi sta bestemmi. Non niente se i vivi sono in pericolo. Ora Gul'ran ha un nuovo sovrano e dobbiamo ringraziare Elias. Per te i morti non avranno valore, ma quel medaglione potrebbe dare pace a chi è in lutto. Va bene. Se vogliamo trovare Elias, dobbiamo raggiungere Gul'ran. Vediamoci lì e fa presto. Munnamo, no? Vengo subito. un maglione a quattro zampe, in pratica. Ah sì, evita le porte della città, troppi cannibali. Va verso le scogliere. Là troveremo aiuto. D'accordo. Allora io comincio a camminare, tu mi ci aspetti qua. Noi ci abbiamo delle abilità da assegnare, eh? Vediamo un po'. Che è sta roba qua? Le passive attivano sinergie fondamentali con interazioni uniche. Ah, ecco, vedi. Precisione. Perseguitare. Quella è buona. No, questa è meglio perché con le ci abbiamo le attività. Ci abbiamo le cose delle trappole, quindi è perfetta questa. No. Gli facciamo più male, no? Eccellenza si ferma a mangiare. A posto. Armi, cambiare non ne devo, direi. Armatura l'abbiamo un po' rivoluzionata l'altra volta, prima di chiude. Anche se è la stessa, quindi io direi che possiamo andiamo. Fatemi vedere la mappa. Vediamo quanto cazzo devo camminare. Porca miseria, è enorme. Va bene, eh? Va benissimo. Non stiamo a fase secondaria perché comunque è enorme. Pure per cercare qualche coop più là, in futuro. Sta a tirare. Evito le porte della città, ci stanno troppi cannibali. Voglio vedere. Eccoli, va. In incendiario. Io così sarei tentato sul quadrato di mettere un'abilità a lungo. Era una cosa che volevo fare questa. Ma gli alpaca la bestemmina sputano come i lama, per curiosità, è una stupidaggine sicuramente. Ah, ecco questa, vedi. Proviamo, eh. Se io mi premo... No, vedi che sei un cretino. Aspetta, questa la devo mettere sul quadrato e quella su X. Dove eravamo? Eccola qua. Assegna. Voilà. Oh, perfetto. Gli alpaca sputano più di rado di lama. Il lama è più infame. E là io meno l'ho visto di persona, il lama. Pezzo di merda. Perché proprio lo fa di rapina, però fa la scozzata come i vecchi, capito? È bellissimo. No, qua non andiamo d'accordo. No, aspetta, tu sistema stabilità. Così mi sfondano. Come faccio? Dove sta la X? Quelli con la X? X. Eccola qua. Oh, mosi. Mosi. Non lo sapevo io, non lo sapevo. Ma ti ripeto, so che comunque si coltivano. Mo vanno, si sono stabilizzati un sacco di allevamenti di sta roba. A me scherzava perché stava sforzando col cibo. Però ho visto sputare un altro suo simile perché i rubari. Sono tremendi, so. Ci hanno stato intimidatorio, che in effetti è efficace perché fa schifissimo per gli umani. Poi tra di loro non lo so come funziona. Come c'ho amicizie strane? Ma che minchia dici? Ma me lo dovete sta clip? Non lo so che ho detto. Come sempre, d'altronde. Dovete che cazzo ho detto. Da lontano? Io ancora c'ho il cavallo, ma possibile? Ma mica per qualcosa, perché... Quando cazzo mo dai? Quando ho finito il gioco? Certo. Quando ho finito il gioco mo dai. Lo vedi? Faccio distanza e a corto, così c'ho una pletora di scelta, no? Mo se mi funziona, se no cambio pure sta roba qua. Allora l'arpa è più difficile che sputa, quindi non c'è da spaventarsi. Scalciano se si sta troppo... Ah, fa una doppietta, come si chiama in gergo, quella di cavalli. Ma sono grossi, quanto sono alti? Ma non sono tanto alti.
cioè almeno non mi pare, siano così arti. I Laman sono tanto sono arti, ma beh sì, sono arti. Alpaca, ci si fa, se dosano ci si fanno i maglioni, la roba, no? Roccaforte nelle vicinanze, il torrione donice. Queste le faremo poi con calma. Io devo vedere che cazzo sta succedendo qua. Ammazza, ancora non finisce l'effetto del ghiaccio. Però. Certo, è questo di più. Immagino. Immagino, assolutamente. Oh, sei finito. Non so se mi sta a convincere sta combo distanza vicino, Devo capire. Questo? Non c'è niente. Stanno bene? Spero. Da arrivo qua. Qua è chiuso. Proviamo a piegare verso giù allora. Prova a piegare verso giù. Porco cane! Promontorio di Olzei, a dove stai? In Sardegna? Bestia con lei. Dammi qua. Non so, guardavo manco le ricompense giornaliere io, anche perché non mi ricordo dove cazzo si guardavano, tipo da qua. Sì, tipo da qua. Se muoio il razzi, Carclan. Collezioni. Ah, erano queste forse, sì. Ci frega un cazzo, dai. Stavo a scendere però io. Stasera non si respira, raga. Stasera non sto a respirare io. Sto a una proprio al minimo sindacale. Non i mortacci vostri, guarda avanti su. Moro male. Ah, però guarda come ricarico subito. C'ho gli occhi che mi bruciano per il caldo, poi qua il gatto è incollato. Lo so. I miei sono collati, stanno di là. Quando fa caldo lo sentono pure loro, È vero che loro c'hanno la... Lo dicevo l'altra sera, no? C'hanno una tolleranza molto più alta dei noi umani. Quindi... Ha da soffrire. Oh, non vedi io. Mannaggia, ma solo io non ce l'ho il cavallo. Così rispondi. Sì, ma pure perché c'hanno il sangue molto... Com'era là? Io mi ricordo. Provenendo come origine da aree molto calde. Allora c'hanno una tolleranza alta pure per quello. Ma... A una certa pure loro so che cagano il cazzo quando fa caldo. A voglia. Infatti questi non ci stanno qua perché qua fa troppo caldo rispetto a dove stanno adesso, cioè di là. Vedete, stanno a girare le palle? Quella che sarà l'incantatrice. Io mi chiedo perché sto a guardare a sbulla mentre c'è la tua live. Perché te va? Aranzulla, sì. Mettiti comodo che adesso ti insegno, che ti fai tutorial come se fossi deficiente, no? Però è giusto perché si rivolge a tutti. Però veramente, guarda. Ah, questi sono i famosi cannibali. Folle sminuzzatore, vedi? Ma li mortacci vostri.
Ammazza che gusto, però. È carino pure sta cosa dell'arco, eh. Hasbulla chi è? Hasbulla, non me lo ricordo. Che è quello che faceva l'arbero? La sì, l'arbero. L'arabo tipo Iron Shake, tipo quello là. Un personaggio tipo così. Porca mignotta, quanti? No, 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 non ho detto che è stupido, eh. Per carità. Dico che a volte fa dei post che tratta quello che legge come... Lo deve fare come se... Lui lo deve fare per impararlo anche a quello che non sa un cazzo. Quindi quando uno che sa legge sembra che te scambia per deficiente, però in realtà lui lo fa per quello che sta a livello più basso, capito? No, no, quello ha fatto un impero, per carità, massimo rispetto. Si è costruito un impero per fare sta roba. Massimo rispetto, veramente. Dicevo, però, quando tu sai e vai a leggere che un minimo lo sai, vedi la differenza. Brava, brava, uguale, stessa cosa. For dummies, esatto. Madonna, sta abilità mi si ricarica in un secondo con questa armatura. Solo che sto arco. La cosa col quadrato. Le dure. Vedi che sto a raccogliere ferro. Però. Come no, come no. È vero, è vero. C'è sta... Poi noi magari un po' meno, ma negli Stati Uniti ce ne stanno certi che tu dici, ma com'è possibile che fanno un libro per sta cosa qua? Come sminuzzare le verdure, che cazzo ne so. Come fare un frullato perfetto. Su tre me, è proprio for dummies the gochos. D'altronde qualcuno lo deve fare. Signore, no... Madonna, questi qua che cazzo hanno combinato? Guarda che roba. Io non so scrivere e parlare, quindi... Ma che stai a dire? A parlare mi pare che stai a parlare. Non ti abbiamo sentito nei video, nelle live. Capisco quello di Photoshop che è roba complessa, ma oddio gli altri. Ce ne stanno certi su proprio... Come usare Windows, ce ne stanno per tutti i gusti. Però da... Capito, bestie o mina, a seconda come preferisci. Come preferisci tu, se ti piace più bestia o più mina o più nessuno di due, vabbè, uguale. Ci stanno qualcuno è utile purtroppo. No, purtroppo, perché d'altronde non tutti sono. Guarda che roba! Ghoul Run! Questa è la famosa Ghoul Run. Beh, ma io qua devo fare. Dove cazzo si faceva così? Ok. Mi pare che qualcosa si facesse così. Con battle.net. Bellissimo sto screen. E come cazzo famo a passare qua? Devo far giro? No, passare qua sotto. Speriamo che ci passa poi. No, non ricomincia a laggare. Il gioco, dico, non... Non sta rilaggando. Cioè io lo vedo laggando. Come si ferma. Cazzo dei laghi, porco cane. Questo sempre perché, capito? È un attimo che ti va male il server. Ah, vedi, allora c'avevo ragione io. Serve più tempo. Best e mina. Se ti piace di più mina. Più che bestie, perché bestie è... sembra il nome di... che ne so. Non è brutto, ma non è manco... non lo so. Mi faceva strano, capito? Mina è un po' più... mi ricordo... poi è... È molto Bram Stoker Mina, no? Mina Harker. Non posso ancora farlo. Oh, quando ho visto la bestia mi ci chiamano più spesso in Italia. Allora, come devo fare? Pure nessuno di due? Se tu dici chiamatemi Genoveffa oppure bestemmina e basta. E noi ti chiamo bestemmina e basta. Noi, io. E gli altri poi vedi un po'. Faccia lei. Che scherzi. A me chiami Tebanno. No, ma sta andando male. Devo uscire e rientrare. Si è sputtanato quando ha fatto quella roba lì. Oh, ma guarda che è incredibile sto gioco.
Mannaggia. Tanto ripartiamo dallo stesso punto, non è che... Che cazzo avete combinato, Blizzard? Sempre così, io. Vista quella scena, ha cominciato a andare piano. Non si può giocare così, divento scemo. Si è messo a giocare sott'acqua. Ieri sera mi sono messo a giocare a Minecraft. Madonna mia. Cartellino rosso. Mai più. Ma in realtà c'ha delle cose interessanti, però io non c'ho voglia proprio. Ci ho giocato un periodo molto breve. No, ma è carino alla fine, eh. Anzi, è bello perché c'è... è fantasioso, ci stanno un sacco di cose da fare. Sei tu che crei il gioco in pratica. Non c'è una traccia, una storia. È un sandbox puro, no? Però, boh, io non mi ci sono divertito più di tanto, capito? Però massimo rispetto pure in quel caso, eh. Un periodo pare che se giocavi a Minecraft eri indeficiente. Vediamo se è ristabilizzato. Io faccio solo casini. Ma all'inizio ti pure capi che cazzo devi fare, è normale, no? Eccomi, Lorat. Guarda che Fortuna che posto. sei qui. Peccato che tu non Come abbia noi a un'entrata per un Cyberpunk, assedio. più o meno. Elias è qui. È andato al palazzo senza dubbio. Guarda che posto. Dietro l'alto muro con i cancelli sbarrati. Non possiamo passare. Mo? C'è Sai chi mezzo può farlo? Zolaia. Aspetta, mo' vi Quanti rispondo, messaggi ho inviato? Da quanto tempo Yun è scomparsa, intrappolata lì dentro con quei macellai? Potrebbe essere l'ultima rimasta a sapere della galleria. Se è ancora viva, se questa galleria esiste. Non ti fidi di me? Manco Certo che no. Sei una ladra. Eri utile anni fa, vero? Ma è chiaro che hai altre ragioni per cercare questa Oyun. Non sono affari tuoi. Se dovessi cercare Oyun, da dove dovrei iniziare? Ti pare che non ce Una la dobbiamo casa nella trovare noi? piazza del mercato. Avremmo dovuto incontrarci lì prima, ma non sono riuscita ad avvicinarmi. Cerca di non morire. Mo' vi rispondo, eh. Volevo seguire questa scena. Non Ok. penso che questa Oyun valga la candela. Ma magari mi sbaglio. Abbi un po' di fede per una volta, Attivo Vecchio. il coso. Guarda che bello sto posto. Mi fa venire in mente quella località di Baldur's Gate nel 3. Non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora di rigiocarci. Faremo un personaggio. E là il roleplay a tutta gallara proprio. Lo stesso discorso con LOL. Ah, con LOL e giochi simili. Ma alla fine io gioco così, con disinteresse per passatempo. La trama di Pokémon mi attira perché si sta improntando sul lovecraftiano per certi versi, ma so che non è apprezzato chissà come cosa, come gioco, perciò me lo gioco così com'è. Io poi i Pokémon c'ho un grosso problema, non mi piacciono, ero troppo vecchio quando sono usciti, quindi non è roba mia, no? Non mi danno nessuna emozione, nessun gusto. Mentre invece LOL, i MOBA l'ho provati, mai più. Mai! Mai più! Mai più. C'hanno delle community veramente tossiche, veramente tossiche. Non si può fare. Però cioè, mi piacerebbe giocarci perché sono molto strategici, molto interessanti. Ma... Prova a fare questa. Così si potenzia un altro po'. Questa che cos'era? Guizzo di lama. Ah. Vabbè. Se vede che so gusti, io non mi azzardo a fare quello che hanno fatto a Luca Tenser. Quale? Fable li vorrei giocare. Io l'ho rigiocato su Game Pass, se è bello. Fable 2 era carino proprio. Era proprio carino Fable 2. Fable 3 mi ruppi il cazzo subito, mi ricordo. Non Perché posso era farlo qui. meno riuscito. L'uno non l'ho giocato. L'ho giocato un pezzettino, però era... Ah, ok, bestie, ok, Omina, o bestemmina. Stasera vado così, eh. Mi ricordo quella cosa lì, sì, mi ricordo, sì. Non mi piace a me giudicare quella roba là. Entra a Gulran. Ah, devo entrare proprio a Gulran per cercare Yun. Non ho capito. Allora andiamo.
Guarda che roba. Voglio vedere proprio questa città. Ah, dicendo cazzo sto. Non mancano cadaveri e sangue, ovviamente. C'è sta una città dove non è che non è stata intaccata da sta roba. Magari oltre alla gente tossica nella vita reale su gente frustrata e sfigata, Oggigiorno tu basta che c'hai un mezzo per esprimere il tuo parere, pare che lo ti esprime per forza, anche quando non è richiesto. Ma soprattutto veramente se giudicano le persone in base a quello che fanno, a quello che dicono. Una volta si giudicavano in base alle azioni. Cioè se incontri uno e ti danno sbuffettone, allora dicevo, adesso state cazzo, questo è già state cazzo. È diverso, no? Mi serve più tempo. Mi serve più energia. Quanti cazzi ti servono? Direbbe Jessica. Devo fare l'alert per Jessica, lo so. Ma è difficile selezionarne uno che ci abbia senso e che se possa mettere. Mo vediamo. L'aquila sanguinaria. Mazzo. Questo gli faccio un cazzo col veleno allora. Brughi di farfalle mangaone. Io non so, sta roba non so proprio io i Pokémon, proprio siamo due mondi differenti. Poi come dico sempre, a me piacciono i giochi dove si sganassano. Cioè, io vengo dalla generazione dove i ragazzini magari al massimo stavano dentro i piloti, facevano i piloti dei robottoni giganti, non tiravano addosso mostrini. Capito? Se menavano tra di loro. Quindi mi fa strano pure quello. Non posso ancora farlo. Porco cane, è un deserto di morte sta città. Non ho abbastanza energia. Non posso ancora farlo. Madonna come ricarico in fretta l'abilità. Quella super. Ottimo. Devo vedere quei pantaloni che so però. Quei pantaloni se so. Non è un Pokémon, sono farfalle nella realtà. Ah, pensa un po'. Beh, perché non lo può fare? E chi te lo vieta? O no? Voglio vedere solo come sono. No, sono meglio questi. Direi. Questo cosa fa? Un cazzo? No, ma questi sono troppo potenti. La roba bianca si esaurisce subito come qualità, no? È un po' il problema di tutti i giochi che hanno il loot con la rarità. È difficile che trovi uno buono. Quello è raro, vale sempre magari 2-3 livelli da quello sopra che non è raro. Molto spesso, non sempre, molto spesso. Poi dipende, se sono bilanciati bene. Di solito Diablo è bilanciato bene. Saranno quei giochi che sono, mamma mia. Sono bilanciati orrendamente. E come sono le farfalle macaone, bestie? Mina. Come sono fatte? Il bello della farfalla è che ti illude con le ali, perché sennò se tu la guardi senza ali è abbastanza brutto. È una grande ipnotizzatrice la farfalla. Posso ancora farlo. Mi serve più energia. Un attimo che mi devo grattare. Ok. Fatemi vedere la mappa. Bom bom. Io pensavo che questa città fosse... Aspetta, Cioè, uno non può scrivere Finocchio, mo. Cioè, non si può scrivere. Allora, se io mi magno, che faccio? Come li chiamo? Li chiamo in latino, Fenicula Vulgaris. Cioè, più che altro che nel senso che il Finocchio si può dire nel basso, non veniva niente. Poi quest'anno... Più avete tanti è cresciuto oltre 2 metri, perciò sono nati i bruchi. Ah, ho capito.
Non è del tutto volontario, insomma, come allevamento. Non ho capito. Mazza che botte. Perché l'ortaggio non si può... No, a quanto pare. Me l'ha censurato. Ma noi lo usiamo lo stesso, perché noi non ce ne frega un cazzo. Anche perché noi quell'insulto non... Cioè, per me non è un insulto di una roba del genere. Cioè, l'essere... È l'intenzione per me che fa la parola, quindi... Lo potremmo dire come. Se stiamo a parlare di quello, perché no? Serve più tempo. Ma che, davvero, davvero. Ma quanti danni ci avevo? Ma ce ne sta qualcuno che mi dice come devo parlare a me? No, eh. No, ma si rompe il cazzo con tutto. Maledetta. Questo che cos'è? Ah, un altro... Ah, la mascherina questa. Questa era carina da mettere, però... Un bel viso come il nostro è sprecato di dare una mascherina. Anche se c'è la trasmogrificazione, lo so, però... guarda, ho trovato, però... Questa parte a sud me la vorrei esplorare io prima. Io, sapete, devo esplorare tutto. Vicolo del sangue. A Monopoli in vale in cazzo. Bello, però mi sta... Sono piacevolmente impressionato da Diablo 4, devo dire la verità. E lo sto a fare purto su, andando solo alla campagna. Ci stanno un mare di robe secondarie ed esplorazione che si potrebbe fare con più calma, ma magari più avanti. Baldur's Gate 3 pure sarà un altro gioco che mi prenderò super comodo, eh. Tanto io non è che ho urgenza di fare più giochi possibili in meno tempo possibile. Anzi. Di quelli è pieno il Twitch di quel tipo di canali là, quindi va bene così. Vieni. Marmotta, vieni qua. Marmottage. Vieni qui. No? State là. Ah, era proprio un vicolo cieco. Questa mappa magari ci si potevano sprecare un po' di più. Marmottage per Age. Sì, è una cazzata. Lo sai che deriva? L'ho raccontato già una volta, ma magari in ceri. Nel senso, perché l'ho raccontato già diverso tempo fa. Derivava da quando facevano un programma sulla 7 allora, tanti anni fa. Ogni tanto mi vedo le repliche, stanno tutte su YouTube, quindi ogni tanto me le vedo per sgaramme. No, no, non c'eri l'uomo, sono sicuro. Praticamente c'è stava Riccardo Rossi, l'attore. Quello, non so se c'è presente, Riccardo Rossi, che fa ride. Allora lui peppiava un po' in giro gli chef, oppure le robe raffinate. Diceva che, insomma, invece del pepe ci mettete il pepace, invece del pecorino il pecorinage. Allora io mi è rimasta sta cosa così. A pià per culo un po' le cose con l'accento francese. Il perage, capito, sta roba qua. Ci dico poche cose, ma quelle che devono essere dette così ce le dico. E deriva da tutto da Riccardo Rossi, da Cuochi e Fiamme faceva. Su YouTube c'è stato quasi tutto praticamente. Un sacco di francese ancora lo usa, però fa ride. Sì, come no. No, ma il francese mi piace come lingua, Un po' lo so, ancora. Non tanto, a livello molto scolastico, però. Quello che mi sono imparato alle medie. Non conosco questo programma. Ah, era un programma di cucina che facevo nel preserale prima. Io non stavo ancora abitato a casa dei miei, lo vedevo sempre. Sta su YouTube, lo faceva Simone Ruggiatti, che faceva il conduttore. Riccardo Rossi e altri due facevano... la giuria. Ci stavano due tizi che cucinavano. Allora, insegna francese, non era indirizzo lingua. No, no, alle medie nostre ci stava francese. C'avevamo la lingua. Inglese pure. Pure inglese c'avevamo noi. Inglese e francese. Mi ricordo che inglese alle medie non abbiamo fatto un cazzo. Però il francese c'era un ottimo insegnante. Che era un po' sui generis, però sapeva quel che faceva. Infatti ce l'ha insegnato proprio bene. Ci faceva ricopiare tutto il libro a mano. Più copiate e più imparate. C'ha ragione. Ok,
che ne rimaneva più impresso. Vieni qua, vieni. No, Selina, non mi fa morire, Serve più tempo. No, meno male, va. Francese fino a quasi gli anni 80, dalla Belle Époque si insegnava perché di moda è raffinato. In che senso, dici? Sesso, Frank... Oh, Luca, buonasera! Buonasera, Edo! Mazzo, fermati, questa è la mia, ma che vuoi? Sta barbotta. Va a incartare la cioccolata, va. Allora, aspetta. Buonasera, Edo, come andiamo? Madonna, io mi sto a squagliare stasera, raga. Stiamo ai livelli sindone, infatti... Non so quanto riesco a tirare. Mi domando perché Savage bazzichi da quelle parti. Sesso, Frank. Eh? Eh? No, no, non adesso, Ed. Dobbiamo lavorare. Che si dice? Che dite, Luca, Edo? Ragguagliateci. Edo lo so com'è il tempo, che se fa caldo o no. Però De Luca no. Un po' di però che stai a fare in questo momento. Mamma mia, ho finito ora di giocare a Darkest Dungeon. Io ce l'ho tutti e due. È meraviglioso. Il 2 pure è bello. Ma chissà che non lo porteremo un giorno. Mo magari no. Quello è veramente da incastrati forte. Non si vede, però sta qua. Eccola, sta qua. È veramente bello. 2 giga di gioco è tempo. No, ma sta scherzando. Quello rientra nel discorso, no? Non serve i miliardi d'euro per fare i bei giochi. Servono le idee. Aspetta che mi sta tremolando tutto qua. O terremoto! O terremoto è stato mo. Eccoci qua. Io ce l'ho su Epic Darkest Dungeon. E il 2 l'ho comprato io apposta. Cioè ce l'ho comprato... Perché mi piace il primo. Bello, bello, bello. Poi io c'ho una cosa brutta, che mi affeziono troppo ai personaggi quando morono, capito? Ci rimango malissimo. No. Non devi pianificare bene quello che devi fare. Devi ragionare su che kit porti, come lo porti, che gli devi far fare. E devi stare attento alle azioni che compi. Cioè, devi essere. Se sei troppo avido, come in ogni GDR che apri tutti i tesori, rischi che muori per l'avidità, perché trovi trappole, trovi cose che ti fanno impazzire. Se fai aprire lo stesso più scrigni allo stesso personaggio, gli altri rosicano, dice guarda sto stronzo, apre tutto lui. C'è una profondità incredibile, è semplicissimo. Neppure, vedi. Ci vanno le idee. Plop. Dove vai, mo? Sei venuto giusto per farmi fare la clip da Shadow. Sei bravo, sei. Zero soldi. No, perché poi non puoi tornare indietro. Non c'è un respawn. Parti quello che marchia o ammorba, perché un altro personaggio si attacca a una marchiata o ammorbata fa più... certo, devi... sì, certo, assolutamente. Ma non sempre è possibile, perché poi uno è stanco, non ti puoi portare sempre lo stesso. All'inizio è più facile, ma dopo devi cambiare pure il party in base alla fatica che c'hanno, al rischio di diventare folli, iracondi, gelosi. È ragionato, capito? Come posso dire? È talmente ben architettato che non ci si crede. Ma dove l'hai giocato, Luca? Su console l'hai giocato? Che è uguale, eh. Ma è un girone infernale. No, bestia, è un gioco bellissimo, meraviglioso. Io ho sia l'1 che il 2, mo magari in futuro li portiamo. Sembra che le guardie della città abbiano lottato strenuamente, trattenendo i nemici affinché la gente potesse cercare di scappare.
bacheche impilate, tavoli. È stata usata qualunque cosa potesse cercare di rallentare l'imminente massacro. Che non è servito. Ah, Game Pass. Poi c'è quello che tipo l'ave di Dio, riduce lo stress solo se prega. Sì, sì. Ma ci stanno pure le suore che curano gli amici del i componenti del party. C'è sta il tank, conta pure come li metti. È bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Ma lo conosco, apposta te sto a fare una capoccia così, capito? È uno di quei giochi piccoli e ignoranti, come si dice, no? Sì, sì. Ma la semplicità in parte coglioni, perché... Cioè, semplice, apparentemente semplice, perché semplice non è. Anzi. Hai capito, ne? Non è semplice per niente. Mamma mia, mi è venuto orrendamente. Devo far giro qua, voglio vedere dopo porta. Aspettate un attimo. Saltiamo sui tetti, come i gatti. Ma chi sei, Mina? Nel 2 stai in giro... È ancora peggio la situazione, perché stai in giro con una carrozza, lui. Poi arrivi nei punti e devi scegliere il percorso mano a mano. Terribile. Saltiamo sui tavoli come marmotta. No, se n'è andata di là. Serina se n'è andata di là. Nella sua semplicità è spettacolare, ovvio. Che fai due cazzate, ti azzeri i soldi e devi ricominciare da capo. Allora, no, ma voglia. Dovresti vedere la storia che ho messo oggi, Lu, su... Non so se l'hai vista già. Su Instagram, mi sono divertito a fare una cazzata. No, te proteggo io. E io che sto a fare allora? Posso ancora farlo. Mamma mia, che strage. Ma che grazie? Non è uscito senza sordi. Guardate bene che ce l'hai. Hai visto qualcuno che si chiama Uyun? E io non lo so. I cannibali stanno radunando tutti, uccidendo, banchettando. Ma alcuni li portano via. Nelle prigioni, sembra. Perché questi mostri dovrebbero tenere in vita qualcuno? Per mangiarselo dopo. Le prigioni. Forse Uyun è ancora viva. Uyun. Ma un video. Efficace, ne? Fighissimo. A Fuxas, no a puzza. Che Fuxas? Che puzza? A Fuxas! Se no che ce l'avevo messo a fare, gatta, alla fine. La maggior parte delle pagine sono macchiate di sangue. Quelle leggibili parlano di cannibali che hanno invaso la città. Nell'ultima pagina, Uyun ha scritto, non sta arrivando. Spero voglia dire che ce l'ha fatta. Ah, da auto, ho fatto l'autocorrect. lo so. Fuxas! Colmo di una serie di gengilli, un semplice pugnale, alcune monete e una ciocca di capelli scuri legati da un fiocco blu. Questa è la casa, praticamente. Il correttore a volte ti fa scrivere della roba, poi quando stai in chat su Twitch dici, ma questo... Cioè, quello che leggi dice, questo che cazzo ha scritto, no? Capirai, sai che a volte mi è successo a me. A parte a me mi succede pure di scrivere delle cose incomprensibili. Signor, non è niente? Ho visto qualcuno di nome Uyun. Sei folle! Mettiti in salvo! Bastava un no. Ciao bello! A testa di cazzo! Comunque l'ho provato giusto per vedere, dopo che abbiamo chiuso il breakpoint ho giocato solo a quello fino a prima. Lo so. Ma non ne avevo dubbi. Madonna che presa male, non posso comprare il telefono nuovo. Non so tra quanto lo puoi comprare. Come mai? Da si è rotto? Che palle. No, ho capito, dico, però ti sei rotto quello che c'hai mo. Cioè, non va più manca spinta. Pensa a chi lo stai a di... Serve più tempo. Ah, certo. Finché dura fa verdura. Per carità. A chi lo stai a di... Mo come cazzo, dai, fammi passare. Sono giochi che mi sorprendono e quindi mi piacciono ancora di più. Certo, perché non te l'aspetti. Mo? Perché non te muovi più?
Ma perché non si muove più? Gli era presa male col pad. Mo che sto a guardare, mo sto a guardare gli oggetti, non per cazzo, vaffanculo un po'. No, questo non lo cambio. Questi? Staffette del senza tetto. Austerità del favore. Fusione. No, finché non trovo una cosa che fa meglio fusione a freddo, non lo cambio. Porco cane, sto a squagliare. Sì, bravo, esatto. Non servono i tripla. Cioè, servono quando servono, ma non è la condizione necessaria e sufficiente spesso. Anzi. Posso ancora farlo. Ci possiamo stare, va? Sai che mi ricorda molto, Luca, i disegni di Mike Mignola, non so se lo conosci. Penso di sì, se passai un po' di fumetto, sì. Quello che ha disegnato, che ha creato Hellboy. Ha disegnato poi parecchi numeri di Batman. Quello stile là mi ricorda. Vedi? Non posso ancora farlo. Ovviamente poi sono un po' super deformed, non so. Nel secondo sono un po' meno... Sono un po' meno caricaturali le forme, soprattutto del fisico. Però lo stile è uguale. Guarda quanto siete tosti, oh. Chi pensa solo alla grafica e non usa il cervello lo fa per la trama. Si merita la cura Ludovico di Arancia Meccanica con i film del Zio Grangio. Gli fai rivedere tutto box office 3D. Mamma mia che tortura. Non posso ancora farlo. Porca miseria. Che destino atroce. Però sono contento che ti sia piaciuto, eh. Ma non c'avevo dubbi, io non ho visto uno che non gli piaceva il gioco. Fino a mo. Poi è vero, magari è talmente severo che a volte dici vabbè, porco cane, però ci sta, capito? Quello è il suo bello. Eh sì, il medico ci vuole sempre. Ci vuole sempre il medico. Mio cognato odia il Zio Greggio, quindi vogliamo organizzare un compleanno in chi Greggio gli mandi una video dedica. Sarebbe una figata. Gliela potete fabbricare? Non so come, ma... Fai finta, prendi un pezzo di una cosa, un pezzo di un'altra, fai un montaggio orribile, tanto è lo scherzo che conta. Ciao Garulfo, sono Ezio Greggio, come stai, il mio vecchio fan? Garulfo. Ma io non lo so fa. L'ho letta sta cosa, ma non ho trovato né do falla né come falla. Non so proprio come. Mi piacerebbe fare un picciano una roba del genere, però. È un conto finché si usa così, però è una roba brutta l'intelligenza artificiale. Serve più tempo. Hai capito in che senso, no? Ci vorrebbe un qualcosa che distingue la realtà dall'IA, un trademark o qualcosa, perché sennò io oggi a pranzo ho più 45 sordi. Ho provato a fare un dungeon senza doccia, senza cure, morti tutti dopo combattere. Certo. Ma chi l'aveva fatto fa? Ma tu ci andresti al buio a combattere senza... No, tu te devi mettere che come se sei una persona normale, tra virgolette, comunque un avventuriero normale, no un eroe, un non morto di Dark Souls o che se vuole avventurare, capito? Infatti per quello dopo un po' impazziscono, e quello è bello, perché se stai attento vedono della roba troppo che la mente umana non concepisce, impazziscono. C'è stato proprio il grado di follia, di stress. A me quello mi fa impazzire, quella roba là.
Sta parte mi pare uguale a quella sotto, infatti le sto confondendo un po'. La pagina Cursed Dal AI si vede lontano un chilometro e sono fatti male. Sono inquietanti, però fanno ride. Ah, non l'ho, ma io lo sai, una volta l'ho cercata perché volevo vedere che si trattava un pochetto, però non ho trovato niente di bello, di convincente. Sembrava tutta roba raffazzonata, capito? Esatto, ci stanno tipo le spaveri, la salli, non è certa. Oppure la preghiera, c'è sta quello che prega, lo metti in chiesa. Ma scusi, non gli avevo chiesto 5 corpette, io 5 gliele ho date. Cos'è l'estu d'argano qua? Maledetti cannibali di merda. Non posso ancora farlo. No, no. No, ma all'inizio non ce ne manco tutti i posti. Non ci manco tutti i posti all'inizio. E quindi non c'è il timore di tipo, solo ristorarsi nell'abbazia a pregare, esatto. Ma poi sblocchi altre robe dopo, no? Tanta roba. Mi sta a farmi di voglia di riscaricarlo. Solo che se non ci avessi altri 700 cose da fare. Altri giochi da giocare. Poi mo sto mettendo a scaricare Baldur's Gate 3. Sperando che me lo fanno fare il pre-download, spero, se no. Guarda che roba. Fa vedere un po'. Questi ricordano i leoni, quelli dell'era classica, no? Come iconografia è quella. It's Gun, non ho visto il post su Instagram, non sapevo della live. Scusa, oggi mi sono scordato. No, mi sono scordato. Mi sono proprio, ci ho avuto da fare, non ci ho pensato a fare il post. Tre volte l'ho fatto. Stamattina sono passato da una gara, da stamattina a oggi, dalla Superbike RGT alla Formula 1, poi sono ritornato a RGT. Mi sono scordato, cioè non è che stavo, almeno oggi domenica non ho fatto quasi niente di lavoro, quindi mi sono rilassato. Mi sono scordato, però ricordo sempre che nella sezione informazioni c'è la comoda programmazione. Poi tu vai sempre tranquillo che c'è stato tutti i giorni qualcosa. Aspetta che mo ti faccio pure la forma di saluto più corta del mondo. S.O. Come andiamo? Che ci dici là? Izza, ho scritto, porca mignotta. Questo ti fa capire quanto sono stanco. Io so scrivere ma non so leggere. Ah, ok. Ma regolerò di conseguenza allora. Dove vedi bestie come lo sa? Olè. Va come sarto. Beh, questa sera c'è Diablo, non è tra i tuoi preferiti, capisco, diciamo, l'arcano. Anche perché è un'ora che sto a giocare, pare che ne ho fatte 62 per quanto fa caldo. Darkest Dungeon si vede che è un gioco fatto con passione, come no? Ma pure con passione e con discernimento e con idee. Non è solo passione, perché la passione, qualsiasi cosa può essere fatta con passione, ma poi fa cagare. Te la sbatti la passione. Come quelli che vanno a Masterchef... Che cazzo ne so, cagano dentro al piatto, però l'ho fatto con passione, ho capito, ma è merda, Ho capito, è un esempio un po' estremo. Noi aspettiamo sempre Link, è martedì. No, lo sai perché dico così, Luca? Perché a volte oggi, tantissima, a volte oggi la passione è la scusa per giustificare qualsiasi cosa. Ma io ci ho messo passione, ho capito, ci dimette pure il mestiere però, amico mio, perché sennò... Con la passione solamente non va da nessuna parte. Ci mette passione, ma se duri 20 secondi ci mette pure un po' di mestiere. Tanto per tornare ad ambiti forbidden. Mi do a accorciare sta barba che mi fa sudare ancora di più. Lo capisco. Senti che rumoracci. Sta fa un spezzatino questo. No, ma sto scherzando. È ovvio, no, ovvio. Ho puntualizzato io così, ma ovvio. In quel caso è palese la cosa. Si vede che è ragionato pure, per carità.
Era pure per farci una risata. Quando finisce Gotham cosa porterai? Boh. Qualcosa ci vedremo. Non c'ho ben chiaro le idee. Forse può essere che famo un doppio... C'è sta Baldur's Gate, quindi... La settimana prossima sacrifico un Diablo per mettere Baldur's Gate subito. Quindi faremo una botta sola di Diablo. Quindi capace quando finisce quello... Mo vedremo. Quasi finito penso io quello. Mo non mi faccio di niente da Luca perché lui lo sa quando finisce. Però non credo che sia lunghissimissimo. Ancora. Oh, puoi mai dire mai, eh. Lo vedi. Perché poi il resto che c'è sta? C'è sta Zelda che durerà un'infinità di ore. Quello proprio... Non lo so quanto ci durerà. Ci durerà una cifra. Questo, mo, vabbè, finiamo la campagna, poi vediamo. Magari famo qualche coop così. Che altro c'è? Baldur's Gate 3 durerà una cifra. Dark Souls 2 è quasi finito, quindi passeremo al 3. E basta, perché ne sto a fare meno, perché sto a fare meno live. Sto a fare solo la sera. Ma mo tutto agosto pure faccio solo la sera, raga, perché qua non è possibile così, eh. Assicuro che io stasera sto a soffrire proprio come un levriero che deve andare per forza a passeggio, eh. E mori. Ok, Lu, ok. No, ma intanto c'è. Guarda che roba, oh. La stira. Darkest Dungeon è divertente, poi pure potrebbe essere pure quello divertente. Sicuramente il posto di Dark Souls 2 più al 3. È ovvio, no? Sì, sì, stavo andando appresso a cercare sta Oyun, che è quella che conosce la galleria, per andata. Stavo andando appresso a sto cazzo di Elias, che è un altro dei discepoli uno di quelli che ha incastrato Lilith. Noi stavamo sempre un passo indietro a Lilith, faccia caso. Non riuscivo mai a andare avanti. Ho capito al volo, Carcola. Infatti ti ho risposto. Stiamo sempre un passo indietro noi rispetto a Lilith. Sempre, sempre, sempre. Questa porta è bloccata. Devo trovare la chiave. La cerchiamo, no? Dov'è il problema? Ok. Qua è chiuso. Cosiddetto 1 per fa 10, esatto. Quindi sembra mancano sempre un soldo a fare una lira. Dice la mia nonna. Dov'era Condor quando cadde l'Ovestfalda? E non è dato sapere. Beh, che cagare, vai. Nato dura la chiave. Sta a vedere che Oyun sta qua dentro. Parte della cella arrugginita. Ho letto Argentina. Sarebbe stata d'argento in quel caso. E questo? Achille, carceriere dei deboli. Ah, Achille. Ma pari Achille, ma pari. Che fanno? Non ripartono stasera? Ah, perché ci hai messo 2 N un po' stampate. Che cazzo di cane con una N sola. Come l'hai scritto? Con una C. Manco lo ritrovo io, mannaggia la puttana. Canne, a cazzo di canne. Non lo trovo, a cazzo di canne. Con due C però, capito? Perché a cazzo di canne. Sì, in effetti a volte ho fatto delle scelte con questi. Con due C, a volte l'ho fatti... Tipo questo potesse poter scrivere meglio. Ecco la chiave della prigione. Vado ad aprire quella dietro prima di aprire quella che dove c'è sta il simbolo, ovviamente. Sì, ma te la sbatte in faccia però, no? A cazzo di cazzo. Lo molli un po' sto personaggio. Francamente trovo la sua richiesta a Ferretti un po' bislacca. A lei mi fa sfigurare gli altri due, l'ha visti gli attori, no? Ehi,
loro diventano più forti mangiandoci. Ma questo ormai poteva rimanere pure qua dentro. A proposito dei pazzi, no, Lu? No, no, non sono pronta. Posso mangiare di più, ingrassare. Avrò un sapore migliore, no? Oh, per favore, fatemi mangiare. Mamma mia, davvero. C'ho dei gerani che stanno più dentro io. Vediamo questo se sta. Prima un occhio, poi un dito. Ma impazzisci, sì. Stai in galera sapendo che verrai mangiato da degli energumeni. Io gli direi, mi fate assaggiare una bistecca di me, voglio vedere come so. Ormai tanto sono impazzito. La musica che passa è inquietante. Sì, sì, è terribile. Ma che è troppo alto? Ditemelo se è troppo alto, eh. Con lo stress accento impazzisci se arriva a 200 morti di infarto. Ah, tu dici sì, là sì. Darkest Dungeon, sì. Eccola, va. Archivala. Fra cazzo. Non sei lui. Chi sei? Non ho più sentito lo stridore della lama e ho pensato che stesse venendo a prendermi. Mi manda la tua amica Zolaia. Lei è ancora qui. Mm-mm. La rivedrai presto. Dobbiamo superare il mercato. Ecco che serve la galleria. Un'altra via, più sicura. Fa come nel film Antropofagus, che c'è il tizio che se la fa pagliata da solo. Sì, quello è il grande coso, no? George Eastman, ovvero Montefiori, però non mi ricordo. Montefiori è il nome italiano, il nome d'arte era George Eastman. Gio D'Amato, bellissimo. Antropofagus è una pezza. Un clan di banditi. Bello, però, bello. Come buio, il mio preferito è Gio D'Amato, è Buio Omega, però. A parte quelli erotici che... Grandissimo Gio D'Amato. Gio D'Amato alias Aristide Massaccesi. No, no. Anzi, faceva tutto Gio D'Amato, tutto. Poi era un operatore raffinatissimo, piaceva un sacco per quello. Oh, ho sgamato che si rompeva sto muro. Secondo te? Un vecchio registro umido. Incastrata dalle pagine c'è una nota piegata. Un fa, direi. La maggior parte del testo risulta illeggibile, ma riesce a capire alcune parole. Terremoto ha danneggiato le mura esterne. Sigillare la sezione. Lasciare i morti all'interno. No, sì, ma poi in quegli anni non c'era, c'era l'erotismo pure, capito? Il film erotico, lo dicevamo sempre prima, no? Guarda una cosa, erotica in alta. Oggi l'erotismo è quasi deceduto, sparito. Purtroppo. Antropofagus ha visto solo lo spezzone di quello della pagliata. Buio Omega l'hanno fatto alle 3 di notte e non ho retto dal sonno. È tosto. Antropofagus pure. Poi si vede che sono molto artigianali, però. Dei coglioni. Avercene oggi. Ci stanno, ma gli fanno fa. Guarda questi. Credevo saremmo stati al sicuro. Vabbè, ma io che sto a fa? Restami accanto. Che io ti salverò. Ma perché mi dai sti archi blu? Oddio, il cadavere gonfio. Che palle. Stava pure a diavolo con l'altro. A tre. Mamma mia. Serve più tempo. Io una scena, mi ricordo una scena bestia, una scena bruttissima di Dan Firmore, è quelle dei Fulci. Quella in cui loro stanno in macchina a quella villa accanto al cimitero, mi pare che è il film. Che ci sta quella in macchina che poi dopo non so se siamo di sta roba. Vabbè, tanto il contenuto è per adulti. In cui lei sta col ragazzo, a un certo punto gli viene, capito, gli viene da rimette e fa una roba che manca a dirla, guarda, manca a dirla. Quella è una delle scene più... Oppure quando esce di quello dentro alla vasca all'aldilà, quello, o l'inizio col pittore. Quelle sono scene che mi sono rimaste proprio dentro. Quelle dei Fulci.
Bello, che periodo d'oro, porco che. No, no, ma è esatto, è come è costruito, no? Come è costruita la scena. A parte che poi gli effetti speciali quando li faceva Giannetto De Rossi, O Dardano Sacchetti li faceva. No, Dardano Sacchetti scriveva i film, aspetta, sto di una cazzata. Mi sto a confondere. Questi morti mo mi stanno a ricordarla al di là, apposta ti ho detto quella scena là. Mi serve più tempo. Adriana McCall, la trilogia della, aspetta, come si chiama, la trilogia della morte, sono uno più bello dell'altro, quelli al di là, quello che accanto al cimitero, e l'altro me ne ricordo, cazzo non me lo ricordo, vabbè. Guarda quanto sono tosti questi. Qua un avventurino di Darkest Dungeon sarebbe già morto de paura. Tutti sti morti viventi. Veramente. Sarebbe successo molto facilmente. Casse vuoi. Madonna, sta prigione, cioè, fa schifo solo a vederla. Nel senso, fa veramente schifo. Quello che faceva effetti speciali, ovvero le modifiche di corpo e trucco di film del genere, certo Stivaletti. Ah, Sergio Stivaletti, sì, come no. Ha fatto pure parecchi film con Michele Soavi. Pure a... Non so se pure a Demoni, The Bava, c'è sta Stivaletti già. Ma era forte Sergio Stivaletti. Fortissimo. Profondo Rosso è quello dove sta nel negozio di Luigi Cozzi, no? Che era tipo il collaboratore di Dario Argento, o nonché regista, no? Non ho mai visto un film di Cozzi, devo dire la verità, devo essere sincero. Io poi, guarda, sono molto... siccome sono molto impressionabile... Cioè, non impressionabile nel senso che... mi fa schifo la roba, che mi mettono... mi faccio mettere proprio, mi piacciono quelli dove c'è sta un certo peso psicologico nei film, quindi dopo un po'. Serve più tempo. Porco cane, mi stanno ammazzando. Quindi deve essere il mood giusto per vedermeli, perché sennò. Via dei Gracchi sta il negozio, ci passavo spesso perché vicino c'era la libreria esoterica a via Catone. Io l'ho visto solo da fuori, non ci sono entrato mai, ci credi? L'hai visto Beste 2, l'ultimo di Dario Argento? Occhiali neri, com'era? Occhiali scuri, no, occhiali neri. Libreria ha fallito, ma Fondo Rosso ha resistito, è vero. È perché è luogo di culto, no? Non ci rendiamo conto quanto è famoso Dario Argento all'estero. È l'unico famoso che è rimasto, eh. Dopo Fellini... Non è che all'estero conoscono Fausto Brizzi, eh. Ne frega un cazzo di Fausto Brizzi. Anche perché, voglio vedere, che cazzo gli dovrebbe fregare. Il massimo rispetto, però insomma, voglio dire, no, perché non sono un grande fan di Dario Argento, ma comunque dentro di nostro c'è anche il museo, sì. Beh, Dario Argento ha fatto dei film clamorosi, capolavori del cinema assoluti, da a parte il solito Profondo Rosso, pure Suspiria, per me è uno di quei film che ma atterrisce ogni volta che... quello, ecco, quello è uno di quelli che ho veramente difficoltà a guardare, perché mi atterrisce proprio veramente. E atterriva pure Alice Cooper, mi ricordo, perché la sua intervista che lo diceva, quello è un film di quelli che mi spaventò davvero. E io lo vedi per colpa sua, l'immortacci sua, c'ha ragione. Guarda, una crepa del... Però dell'Argento poi mi piace pure Fenomena, mi piace pure i primi, L'uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code, Quattro mosche di velluto grigio, non me lo ricordo tanto bene, lo dovrei rivedere. Poi c'è stato Trauma, Fenomena, quelli là pure anni 80, non so male, anni 90. Per esempio quando comincia a fare film con la figlia già, tipo quello che c'è sta la, come si chiama, la sindrome di Stendhal,
Stiamo a guardare. Dicono interpretare il bambino malforme di fenomeno era il nano dei termini. Ah, questo non lo so. Sta roba. Sto folklore no, fino a qua ci arrivo. Io arrivo fino alla scheda, capito? Del film. Poi dopo il folklore non sempre lo conosco. Non lo sapevo sta cosa qua. Fighissimo. Cosa sai di Elias? L'ho visto alla corte reale. Ma mo alle 11, raga, taglio perché sto a morire. Ha preteso che gli venisse. Tanto ho fatto un'ora e mezza, da domenica va benissimo. I sorveglianti l'hanno mandato alle prigioni, ovviamente. Esciamo da sto buco. Hanno riso di quell'uomo strano tutta la notte. L'ultima risata che si sono fatti. Chi erano i sorveglianti? I cannibali. Sangue reale. Hanno governato Gul'ran per generazioni, crudeli e decadenti, ma erano santi rispetto a Broly. Vorrei vedere se stavano a mangiare. Stavo aspettando Zolaia a casa mia. Quando ho capito che non sarebbe arrivata, ho provato a scappare. Ma quei mostri mi hanno preso. I film con la figlia sono da vietare. Sono riuscito a rovinare il fantasma dell'opera. Mamma mia, il fantasma dell'opera. Che stavo girando alle grotte di Pertosa in sud Italia. Ah, A Occhiali Neri, per assurdo, non c'è sta male la Sergento. Perché c'è stava Pastorelli, quindi equilibra l'incapacità, capito? Però diciamo che non mi è dispiaciuto, nonostante le... Ha fatto di peggio. Tipo Non ho sonno pure era carino, però era già una cosa rivista, no? Terza madre orribile. La terza madre orribile. Orribile, orribile. Mamma mia. C'è di peggio, però. Giallo. Dracula 3D è giallo. Per me sono la doppietta dei film più infimi di Dario Argento. Soprattutto giallo. Lo so, immagino. Inferno è bello, però. Dov'è lei? Inferno è bello. Bello guardare di cinema, solo che, vedi, come cazzo fai? A me piace guardare tutto, raga. Dal ficus alla coniuge, al cinema, musica. Per me si può guardare tutto. Come dico sempre, qua si può parlare di tutto, pure di politica, basta che se ne parla in maniera intelligente. Ma scusa, dove cazzo devo andare? Ma in serio devo andare? Sentiero d'ossa. Come stai a coglionare? Ah, c'è quello, l'ho letto. Beh, quella poi i film horror italiani mi piacciono tutti, soprattutto la parte, pure quelli 50-60, roba nostra, tipo Mario Bava, sta roba qua. Ho le borse piene. Tanta roba, tantissima roba. Poi ti ripeto, io li guardo, non li guardo troppo spesso perché c'ho l'animo delicato, però mi piace proprio mettermi alla prova in quel modo lì. Eccolo Loran. Lorat. Aspetta, fammi via sta roba. Cascia di pietra. Ostia. Zolaia. Oyun. Sei tornata da me. No, te ci ho portato io. Aspettato. Vieni qua. No, Che capra testarda. Certo che ho aspettato. Dove potevo andare senza che ci fossi tu a dirmelo? In qualunque posto lontano da qui. Pupiavati, bravo Pupiavati. Sì, beh, la fortuna si vede, questo è certo. Beh, a me qualcuno mi piace, tipo, per me il migliore di quelli non horror di Pupiavati è Il regalo di Natale. Per me è il più bello di quelli non horror. Di quelli horror è vabbè, c'è una vecchia galleria di fuga. Zeder e la casa delle finestre che ridono sono i migliori di quelli horror. Signor Diavolo lo dovete ancora, ci credi? Non l'ho visto. Due sciabole unite all'elsa. Premi il pomo sinistro per aprire il passaggio. Ammazza, ci volevi te. Poteva andare peggio. Straniera. Grazie. Grazie. Ah, meno male. No, me l'aspettavo perché a un certo punto poi se ne va. Uguale al film della scena di Verdone. Yeah. Manuel, mi prendi un asciugamano? Certo, che c'ho? Credo che quello fosse il cavallo del mercante. Meglio non dirglielo.
Si attacca il cazzo, ormai hanno preso. Sai, la prima volta che ci siamo visti, credevo che il legame con Lilith ti avrebbe condotto all'oscurità. Noi siamo gli unici che siamo entrati in contatto con Lilith e non ci è successo un cazzo ancora, a parte vedere le cose che ci vuole far vedere. Vedremo. In effetti. Invece gli altri sono stati tutti corrotti. O comunque usati al suo scopo. Noi invece proprio no. Mo arrivo là al punto, salvo. Gli adamo stasera, va, che mi sta su da pure la cotone cotone. È particolare, c'è un vero attore malforme che ovviamente gli hanno esagerati con notati dal signor diavolo. Ah, ok. Beh, sì. Immagino. Forse perché il tuo PG è pulito. Forse sì. È come chi lo comanda. Come lo comanda. Lo interpreta. Eccoci qua. Siamo pronti per andare nelle fosse delle viscere la prossima volta. Comunque siamo pronti per andare a quel paese, perché io, raga, mi sta sudando la qualunque. Non riesco più a sta appiccicata a sta sedia. Cioè, se tiro troppo forte mi si scopre la... Vabbè, non sto a dire una cosa, sono veramente super horror. Mi rimane attaccata la spina dorsale allo schienale. È una roba bruttissima. Allora, devo scrivere pure la... Vabbè, quella posso fare pure domani, non c'è problema. La programmazione. E ce l'avrete la classe! Ha fatto mani pulite. Magari è una battuta. Ecco. Stasera andiamo sentita. Che presto, veri, Moranzi. Sa la gode. Allora, ci vediamo domani sera con Gotham Knights. Non so se Luca domani mi vuole far prendere qualche personaggio particolare, sono a sua disposizione. Non c'è problema, se vuoi prendo qualcos'altro. L'altra volta abbiamo finito con Nightwing, mi pare, no? Basta che non mi prendo un mese di ferie. Beh, ma se lo merita. Ma ce ne avesse sei, tutti quanti, se ne avessero otto. No, no, te lascio libero. Ah, vabbè. È uguale, se te lo sto di... Quindi, vabbè, 21, Gotham Knights. Poi martedì sempre Zelda, mercoledì Dark Souls 2 e giovedì... Vieni qua. Giovedì mettiamo Baldur's Gate 3, sperando che me lo fa scaricare, che non ci siano cazzate a romperci i maroni. Facciamo il personaggio, lo facciamo simile a quello dell'Early Access, però vediamo un attimo di studiarcelo un po' meglio. Anzi, le ferie vintage, perché non le prende nessuno un mese di ferie oggigiorno. Certo, solo i bidelli. Vi ringrazio per la compagnia intanto, per aver condiviso il caldo e le chiacchierate. E ci vediamo domani, come diceva Coso. Quello che non sapeva parlare, mi raccomando. Non deve ciucciarvi un bel cubetto di ghiaccio, se fa callo, un'immagine orribile. Non manderebbe di staccare, io vorrei continuare un'altra mezz'ora, ma sto a morire. Cioè, non ce la posso fare, veramente. Purtroppo stasera ha ripreso proprio a fa callo. Buonanotte, salutatemi Dan Peterson.